Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video voglio farvi vedere due estratti della trading room che ho appena finito con i ragazzi del Platino, quindi le persone che sono abbonate e iscritte al servizio Platinum che trovate nel sito iarforex.com nella parte analisi, perché ritengo che questa trading room di questa mattina sia assolutamente molto importante. Inoltre metto questi estratti proprio per venire anche a rispondere a alcune delle vostre domande che spesso mi fate, cioè se mi iscrivo al platino ho i segnali, se mi iscrivo al platino cosa imparo, cosa faccio, quali sono le cose. Allora, il platino non è un servizio di segnali, ovviamente, è un gruppo di trader che si trova giornalmente e ha un certo tipo di approccio e cerca ovviamente nei master trader, quindi me, Antonio, Gianmarco, di mostrarvi quello che facciamo, quindi darvi un'esperienza, trasmettervi un'esperienza, cosa che magari un corso non può darvi, nel senso che il corso è sicuramente funzionale a imparare una teoria, un certo modus operandi, ma poi è nella pratica, nell'esperienza che si impara ovviamente di più. E noi continuiamo a ribadire questa cosa, quindi le trading room che noi facciamo servono proprio per questo, servono per andare a farvi vedere che tipo di ragionamenti facciamo sul mercato, ma non solo da un punto di vista di trading, quindi di setup magari, e in questo caso il primo estratto che vi mostrerò sarà l'estratto dedicato a un'operazione che ho aperto e i motivi che me l'hanno fatto aprire, visto che nel pratico qualcuno non aveva ben capito il setup che io avevo preso. E secondo estratto che vi porterò a far vedere è un estratto di Antonio che ha preso lo spunto da un comportamento di una persona iscritta al platino che aveva fatto un certo tipo di azione e Antonio ha cercato di comprendere il tipo di comportamento e di spiegare i motivi per cui sia giusto o meno fare quel tipo di comportamento. Quindi, ecco, questo video vuole andarvi a portare questo insegnamento, chiamiamolo questa esperienza, per farvi capire che il nostro gruppo non è il classico gruppo di gente che si mette lì tanto oppure per mandare dei segnali. Assolutamente questo non è il platino, quindi se vorreste iscrivervi al platino per questo, non lo fate perché non è questo. Se invece cercate un gruppo di traders che fanno le cose seriamente e che vi spiegano anche i motivi che hanno portato a un certo tipo di trade, quindi ragionamenti, non solo, ripeto, tecnici, ma anche proprio di mindset, assolutamente il platino fa il caso vostro. Quindi vi faccio vedere il primo estratto e poi ci vediamo per il secondo. Poi, adesso veniamo all'ordine che ho aperto ieri, argento, però partirei dall'oro, perché ovviamente l'oro è colui che mi ha dato l'input anche lui, diciamo, per poi riguardare l'oro, anche se cioè l'oro mi ha dato l'input per riguardare l'argento, anche se con l'analisi che avevamo fatto ieri, dove avevamo aperto un po' l'argento, poi dopo ci siamo, ovviamente abbiamo parlato di altro. Cioè dell'argento siamo andati con Antonio, abbiamo parlato di cose molto importanti, ma che non riguardavano proprio l'analisi. Finito la trading room, mi sono fatto un'analisi sull'argento abbastanza approfondita e quindi poi, come avete visto, io almeno ho deciso di aprire questo trade sull'argento. Allora, vabbè, fatto salvo che l'argento è il cugino stretto dell'oro, che per motivi industriali proprio è utilizzato in maniera un po' diversa dall'oro, però in linea di massima tende un pochino a seguire quello che fa l'oro. L'oro, come avete visto, è in una situazione di tendenza long ormai da tempo. Abbiamo adesso, al di là del daily che si è un po' schiacciato, abbiamo un settimanale chiaramente long, abbiamo questa compressione di volatilità, abbiamo un mensile long, insomma tutto quanto è long. Non abbiamo dei veri e propri segnali qui, ne abbiamo parlato, c'è un po' di schiacciamento, abbiamo una tenuta dei livelli 1670, quindi se dovessi andare verso questi livelli potrebbe essere più interessante comprare. Anche il weekly più di tanto non mi diceva, se non il fatto che è da una, due, tre, quattro settimane, anzi una, due, tre settimane, questa non è ancora chiusa, che si mantiene comunque nei pressi dei massimi di periodo.
quindi non ha fatto, non è andato qui velocemente ed è sceso, ma si sta consolidando vicino ai massimi con delle chiusure sempre molto nei pressi di 1007 e quindi questo schiacciamento sui massimi, quando il prezzo si schiaccia dopo un forte trend sui massimi, diciamo che tende un pochino ad avere magari dei breakout, no? Nella direzione della tendenza, quindi se si schiaccia un po' sui massimi io mi aspetto un movimento long. Detto questo, poi ieri avevamo parlato un po' dell'argento, e sull'argento poi guardando soprattutto un grafico settimanale, e soprattutto io sono entrato sul grafico settimanale nella mia tabella Excel Size Calculator e diario di trading, ho ovviamente impostato un ordine sul settimanale, non sul daily, anche se sul daily comunque adesso ci sono delle conferme, perché ovviamente non è che il daily sia una cosa e il settimanale un'altra, cioè il settimanale prende più candele e ne fa una sola, ma in realtà è lo stesso grafico, no? Cioè non cambia nulla. Ecco che mi è piaciuto molto l'impostazione dell'argento, che ha un, anche sul mensile, ha un minimo molto importante fatto proprio 2 mesi fa, circa un mese e mezzo fa, quindi nel mese di febbraio, nel mese di marzo, scusate, mese di marzo, barra inside, e una volta che ha avuto questo forte tracollo, un recupero molto chiaro dei minimi, andando a chiudere il mese scorso sopra 14,60, e partendo questo mese, diciamo, andando a cercare nuovamente questi 14,50, 14,60 e andando a recuperare con un weekly molto chiaro. E benissimo, così vi spiego un pochino che cosa ho visto, che cosa ho fatto. Praticamente vi voglio far vedere proprio l'analisi che ho postato nel gruppo Facebook. Mi sembra corretto e giusto, quando faccio un trade magari vi metto anche la cosa sul Facebook, perché è un qualcosa che così a livello didattico è meglio. E quindi praticamente vedete come c'è tutta una serie di situazioni, proprio di struttura di price action, che è, io credo, molto molto interessante. Allora, abbiamo praticamente forte volatilità ribassista, boom, con si parte con i 150 all'ora, poi ancora 250, 300, 400 all'ora, boom, 1000 all'ora, movimento di volatilità ampissimo. Lo recupera forte la settimana successiva con una barra inside che non è la classica barra inside narrow range, ma è una barra inside che chiude addirittura al di sopra del 50, sopra il 50% del range massimo e minimo precedente, recuperando bene questo forte sell-off che ha portato addirittura in area 12, sotto 12, e poi recuperato. Dopodiché, quindi, inside bars, poi un'altra inside bars, quindi narrow range, con un minimo spillo, recupero. La settimana 6 aprile, attenzione, fa un movimento di breakout, break up, quindi breakout al rialzo, break up dell'inside bar, e in realtà qua dovevo scrivere dell'outside bar, perché brecca proprio completamente. Io avevo visto molto bello questo punto dove lui si era fermato qui, poi si è rifermato qui, quindi area 14,80, 15, 14,80, questa zona qua 14,60, insomma la zona che c'è qui, rompe al rialzo con una chiusura weekly molto chiara. Poi cosa succede? Lui un pochino fa una barra di consolidamento, quindi non è una barra ovviamente setup questa, mi raccomando, una barra di consolidamento, va nuovamente a ritestare, come spesso accade, l'area di rottura precedente, forma una pin bar, poi quindi ancora sopra, però, quindi sopra, chiusura sopra 14,5 facciamo come area tonda, 14,5, sopra 14,5, tende ancora a cercare i 14,5 andandoci anche a rompere e recupera, poi ancora tende a riprendere i 14,5, recupera, poi ancora, boom, riprende i 14,5, recupera con una chiusura bullish molto molto chiara che conferma la cosa. Siccome la mia entrata ieri in area 14,50 arrivava proprio, cioè eravamo ieri completamente sul daily con... Tra l'altro nell'ultimo periodo, vedete, si nota molto bene anche sul daily questa cosa, questo consolidamento, quindi movimento sopra rimane al di sopra, fa una barra outside il 30 aprile,
fa delle barre inside e rompe poi nella giornata dello scorso venerdì al rialzo. Ieri quindi sperimenta si riusciva a entrare bene, nel senso che nella, diciamo, nel rispetto molto classico del setup pin che si era creato qualche settimana fa, un paio, una settimana scorsa. Quindi prendendo il settimanale, eccolo qui, si entrava praticamente sul breakout della pin. E quindi ho reputato molto interessante il minimo fatto dalla pin e dai minimi precedenti, quindi io mi sono posizionato uno stop paracadute a 14.30, vedendo anche la volatilità dell'ultimo periodo, ho fatto due calcoli, 14.30 e abbiamo la possibilità di vedere un argento che a mio avviso è più probabile che vada a ritestare l'area 16.30 più che vada a stop, però tutto è possibile, ovviamente lo stop ce l'ho, e che quindi poi ci possa essere un movimento a mio favore. 16.30 prima e poi 17.30, 17.40, eccetera, eccetera. Questa è la zona proprio di, vedete, di offerta più vicina ai prezzi che c'è stata, quindi qui c'è un'area sì che è stata nel passato importante, ma l'area primaria di offerta inizia a essere più l'area 17.30 e poi più avanti, più su. Però già l'area questa qui non avrebbe un risk reward enorme, anzi forse anche leggermente negativo, ma mi piaceva l'impostazione e quindi ho impostato quest'ordine long, che non ho il target in questo caso, ma vedrò un po' il da farsi poi durante le settimane. Me lo sono tenuto qui sul settimanale perché in realtà è un ordine sul settimanale, lo posso mettere anche sul daily. Non ci sono problemi, però preferisco guardarmelo se devo guardarlo, se proprio devo guardarlo, sul settimanale. Però insomma, set and forget, come si dice. Adesso al momento ho impostato tutte le mie, la mia, come dire, il mio trade. Per questi motivi a me piace, quindi non è una classica analisi dove c'è il segnale, la media mobile e questo è quello. Cioè non è un'entrata da sistema, come dire, non discrezionale, chiamiamolo così. Qua c'è uno studio che ho fatto, un'impostazione che a me sinceramente mi piace. Ha fatto un certo tipo di comportamento il prezzo che per me è un comportamento interessante per ulteriori allunghi. Sinceramente vedrò poi la gestione dell'operazione, la vedrò nel mentre, e quindi so dove in linea di massima poter prendere profitto, comunque dove devo allarmarmi un po', cioè sulla gestione dell'operazione, però vedremo un po' nei prossimi giorni. Quindi molto molto tranquillo, ovviamente lo stop, ripeto, è lì sotto. È uno stop stretto, lo so, non è uno stop troppo largo, perché in questo caso si poteva mettere anche un pochino più ampio in ottica proprio di avere uno stop completamente paracadute, però insomma ritengo che quel minimo possa essere interessante. Sono stato sotto dal minimo di circa 20 punti, quindi questo insomma ho deciso di fare un certo tipo di trade così, comunque rischiando praticamente leggermente in più dell'1%, proprio perché con 0,02 microlotti mi veniva fuori appunto un trade leggermente maggiore come rischio nel conto questo qui del Platinum. Quindi questa è un pochino la mia idea, ok? Eccoci di ritorno. Come avete visto nell'estratto si capisce che la price action, per quanto mi riguarda, non è un modo di far trading robotico. C'è un segnale trado, lo stop lì, no, è un ragionamento ogni volta che si fa in base a quella che è la price action di mercato, in base a quello che è quello che ci sta dicendo il prezzo. Quindi cercate di svincolarvi, diciamo, da quella idea che il mercato deve essere così matematico, perfetto, e qui lo stop, qui l'entrata, se non c'è una cosa non si fa. Cioè cercate di svincolarvi da questo. Io questo è quello che ho imparato da trader discrezionale, ovviamente, e come avete visto ho spiegato un setup e come l'ho interpretato e perché mi sono inserito in quel trade. Mentre in questo estratto, che poi adesso vi inserirò nella successiva appunto spezzone di registrazione, ci sarà Antonio che andrà appunto a discutere riguardo a una situazione che è successa, un comportamento, diciamo, cioè un'azione che è stata fatta durante il Platinum da un nostro abbonato, e le motivazioni che hanno spinto appunto Antonio a prendere parola e a spiegare i motivi per cui probabilmente non serve fare un certo tipo di azione, addirittura a volte, anzi, è anche probabilmente può diventare anche un qualcosa che non funziona.
E quindi voglio mostrarvi questo altro estratto per farvi capire quelle altre cose che escono dal platino, che oltre alla parte tecnica vanno invece nella parte mindset, che se iniziate un po' alla volta a fare vostre possono veramente essere delle grandi regoline, delle esperienze che vi fanno poi capire come si ragiona sul mercato e come si deve come ragioniamo noi, insomma. Non è come si deve ragionare, perché in realtà non c'è una, noi non è che siamo gli unici che fanno trading, e il nostro approccio sicuramente non è l'unico che funziona, anzi, lungi da me dire questo, però nel nostro approccio sicuramente queste cose sono molto importanti, e da un punto di vista appunto anche mentale saperle è sicuramente molto molto importante. Quindi vi lascio all'estratto e ci vediamo poi per i saluti finali. Comunque Artu, intanto volevo fare i complimenti a Daniele, cioè più che complimenti lo volevo proprio ringraziare, perché diciamo ci eravamo scritti perché io avevo una curiosità, perché io sono uno studioso, come tu ben sai Artu, sì. Avevo una curiosità sul discorso, non so se ti ricordi, su euro-dollaro proprio, la scorsa settimana si era parlato che lui impostava un alert, ti ricordi, quando l'operazione noi stava verso 1,10 mi sembra? Sì. Quindi ora non mi ricordo bene. Sì. Venerdì è stato probabilmente. Sì, e lui, ti ricordi, si parlava di spostarsi a break even, e lui ci disse all'epoca il fatto del... che avrebbe messo un alert in area 1,08,50. Io poi ovviamente stamattina, siccome nei giorni scorsi mi era venuto in mente, ogni volta mi dimenticavo, stamattina gli ho chiesto a fini didattici, per quanto mi riguarda, non perché fosse di fondamentale importanza, come avesse poi in effetti gestito, perché non so se vi ricordate, io gli avevo detto qual era quello che poteva succedere nel caso il prezzo tornasse indietro, no? E per quale motivo? Quindi l'obiettivo mio non era quello di indovinare, perché a me non mi interessa queste faccende qua, ma era, e quindi anche qui Daniele, non stiamo analizzando l'aspetto tecnico di quello che tu hai fatto, cioè se è giusto, se è sbagliato, se è corretto, se non è corretto. Questo dipende dal singolo trade. La mia considerazione che ti facevo già allora viene da un altro punto di vista, parla di metacognizione, cioè il ragionare su come ragioniamo, non so se è chiaro, cioè cosa ci spinge, e io ci sto studiando e ci sto lavorando tanto su questi discorsi qua, ecco perché riesco, diciamo, parlo di queste cose per questo motivo. Cioè, cos'è che ci spinge a fare e a prendere determinate decisioni? Perché è in quel momento, se noi riusciamo a capire come prendiamo le decisioni, ed era l'oggetto anche dell'argomento che abbiamo parlato il 17, per chi era presente, cioè come prendiamo noi le decisioni? Quindi, ora, ovviamente tu, la tua parte razionale, che è tutto quello che mi dici tu, e hai fatto perché così potevi spostare, va bene, quello sì. Ma in effetti, razionalmente, capito? Questo era il mio obiettivo, capire come è successo che tu volevi mettere un alert e non spostarti a BE. Perché poi tu mi confermi che alla fine sei uscito comunque a BE perché hai visto la candela rossa grande. Esatto. Ed è quello che ti dicevo io quel giorno. Ma non perché ho ragione e sono bravo. Però visto che si è verificato il caso, parliamone, perché può essere utile. E tu da questo punto di vista sei molto avanti, perché ne hai voluto addirittura parlare pubblicamente, e quindi ti rinnovo i complimenti, però parlarne significa per capire per quale motivo a livello tecnico dentro di te ti spinge a mettere un alert piuttosto che spostare lo stop a BE, perché tecnicamente facevi la stessa cosa. E invece sì, ti posso assicurare che sono la stessa cosa, perché mettere l'alert ti serviva perché tu dopo volevi prendere una decisione, giusto? E la decisione ovviamente nell'ambiente in cui tu stavi in quel momento, che il prezzo ti faceva suonare l'alert, non ti diceva continua a stare al mercato, non te l'avrebbe mai detto Daniele, capito?
Cioè, con quella candela rossa, tu non potevi mai, il tuo cervello, la tua parte istintiva del cervello, anche emotiva, non ti avrebbe mai detto, perché la tua parte ti ha detto questo, ti spiego che cosa è successo nel tuo cervello. Ti ha detto, attenzione, attenzione, qua rischiamo di perdere i soldi, perché questo sta tornando indietro. Io adesso sono in pareggio, magari è meglio che chiudo qua l'operazione. Ed è quello che è successo. Capito? Questo è. Quindi mettere l'alert, tecnicamente, è una sorta di paracadute della tua mente, con cui tu dici non mi sposto a BE, però voglio ragionarci, però il momento in cui ci ragionerai, il tuo ragionamento sarà per forza influenzato da quello che sta facendo il prezzo, perché è ovvio che se quello volava su l'alert non suonava, e se l'alert non suonava tu non avresti fatto nulla, però non è che se noi non ci spostiamo a BE guadagniamo qualcosa, quindi no, non c'è un motivo di guadagno. Se tu ti mettevi, bravo, ok, perfetto, esatto, se tu ti mettevi a BE senza fare tutto questo ragionamento, l'alert e tutto, era la stessissima cosa, il prezzo, come è successo ad Ardu, per esempio, no? Che si è messo a BE, il prezzo l'ha dato a prendere e basta. Chiaro? Quindi o non ti spostavi e non mettevi la, però se non ti spostavi non dovevi mettere l'alert, perché significa che tu eri ancora convinto della tua idea long dell'euro-dollaro. Altrimenti, evidentemente, dentro di te, se parliamo di credenze, non eri molto, non credevi tanto nell'operazione. Non so se è un po' troppo sofisticato questo mio ragionamento, però questo è. Quindi quando noi prendiamo o pensiamo di prendere una decisione, in effetti ci dovremmo sempre analizzare, fare un lavoro. Perché sto facendo sta cosa? Perché sto pensando di fare questo? Voi pensate che stamattina questo argomento che ha fatto Arduino, secondo me sta trading room, andrebbe messa nell'area riservata per i contenuti didattici dell'operazione sull'argento, e voglio dire infatti a Ronnie, a qualcun altro, che ovviamente non hanno ben capito come è stata fatta quell'entrata. Sinceramente non l'ho capito nemmeno io, Ronnie, e so tanti anni che lo seguo. Ma qua stiamo parlando di uno che ha un livello tecnico che è ovvio che è al di là delle altre persone che stiamo qua. Per cui lui, rispetto a noi, ha molti più anni di esperienza, e questo fa la differenza, ragazzi. Nemmeno io l'ho visto quell'entrata sulla... Adesso che l'ha spiegata l'ho vista pure io, ok? Capito? Però funziona così, dobbiamo lavorare, dobbiamo avere pazienza e studiare. Se no, non si può arrivare in 2 mesi a capire e a fare quello che fa Arduino a livello tecnico, è impossibile. Cioè, bisogna essere dei geni assoluti, cioè ancora, cioè, capito? Cioè, su determinate cose c'è proprio un tempo. E su queste cose qua c'è il tempo proprio che ci vuole. Daniele dice, diciamo che col senno di poi mi sarei spostato comunque a BE anche se facevo uno spike sull'alert e poi ripartiva. Quindi il vostro ragionamento fila. Sì, appunto. Appunto. Il problema è che tu non avresti, cioè non, se quello lo faceva lo spike, tu pensa, Daniele, quando tu hai chiuso l'operazione, pensa che faceva un segnale di ripartenza un po' anticipato e fosse ripartito direttamente. Adesso tu ti penseresti di aver sbagliato, giusto? Cioè, se quello tu chiudevi l'operazione il giorno dopo, faceva un candelone long, ho sbagliato a l'operazione. No, tu avevi sbagliato a mettere l'alert. Se ci pensi, capito? Ecco perché certe volte noi abbiamo quelle che si chiamano convinzioni limitanti, cioè noi siamo convinti che una cosa che facciamo, siccome la facciamo da tempo e magari una volta ha pure funzionato, e sia quella la strada. A mio avviso invece l'alert è altamente nocivo, e questo episodio me lo conferma, ma perché non aveva senso. Cioè, nel senso che tu dentro di te, Daniele, in maniera inconsapevole,
senza la tua consapevolezza, avevi già deciso di spostare, cioè tu tecnicamente stavi a BE, mi sa che già te l'ho detto l'altra volta sta cosa, cioè tu già stavi a BE, solo che non te lo volevi dire a te stesso, è come se in una parte di te volesse dimostrare, no? Dice, ma io non ho bisogno di spostarmi a BE, tu tecnicamente lo eri, capito? E quindi questo passaggio qua, visto che tu sei, da quello che ho visto, sei uno che ama mettersi in gioco e quindi vuoi crescere e questo ti avvantaggia, come già ti scrivevo, devi un attimino ragionare su questa faccenda qua, sul fatto che non hai bisogno dell'alert. Allora, se tu vedi un'impostazione e a livello tecnico ci sta che uno si sposti a BE, perché ci sta che dopo che un'operazione da stai sull'1,5 di rischio rendimento, ci può stare che uno si metta a BE. Quindi o tenevi botta e non spostavi lo stop per vedere se l'operazione girava come in questo momento, adesso si è un po' fermata così su questo livello di 1,08, oppure li spostavi a BE e trovavi un altro ingresso, come ha fatto Ardu. Non c'è, intanto partiamo da un discorso, non c'è questione di giusto o sbagliato, però c'è una gestione emotiva che dobbiamo imparare a fare, quello sì. Quindi se ti faceva stare tranquillo mettere l'alert, significava che volevi uscire a BE, e allora mettevi direttamente a BE e l'alert non ti serviva, capito? Questo è. Come avete visto, anche questo video, questo piccolo estratto della Trading Room, avete visto quanto è importante riuscire a cercare di parlare con voi durante il platino e di farvi capire le cose che pensiamo, le cose che possono essere importanti da discutere e da divulgare in un gruppo, per farvi capire che il trading è un ragionamento continuo e un rispettare un piano, rispettare una propria un proprio modus operandi in tutto, non solo in una questione tecnica, ma in tutto, in tutta la sua interezza. Noi di Airforex abbiamo da tempo sviluppato anche tutta una parte, appunto, che cura Antonio, dedicata al mindset, perché riteniamo molto importante avere la giusta mentalità, il giusto approccio quando si fa trading. Bene, io spero che anche questo video con questi due estratti vi possa essere stato molto utile nella vostra crescita come traders. Io vi auguro ovviamente una buona giornata, ma prima di salutarvi vi chiedo ovviamente di mettere un bel mi piace sul video e di iscrivervi al canale, così che potete poi, attivando la campanellina per i video, ricevere tutti gli aggiornamenti quando siamo live, quando abbiamo nuovi video, per così rimanere in contatto. Io quindi vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao a tutti.